punto, più o meno dovrebbe essere qua il punto in cui si esce dal sentiero. Dopodiché dobbiamo attraversare un po' a mezza costa, raggiungere quel canalone sassoso, risalirlo, e a un certo punto bisogna attrezzarlo con delle corde arrampicando, perché diventa sempre più scosceso. Salire dentro il canalone e raggiungere quel cespuglione grosso lì di Pino Mugo, e poi attraversare a mezza parete fino a raggiungere finalmente il famoso buco in parete che abbiamo chiamato Grotta del Camos, perché ce l'aveva segnalata un alpinista che ormai è morto, che lo chiamavano il Camos appunto. Ad andare là in cima. Per adesso non io di primo, fissato la corda per gli altri che non si vedono. In parete, adesso per andare lì dove c'è quel mugo, girare e poi c'è la parete orizzontale. Posizione. Bello sdraiato, tranquillo lui. Tu Mauro? Tutto a posto. Sto un po' cagando sotto, però vabbè, credo che sia normale. Poi Mattia parla da solo perché si vede che c'è la stritta e quindi continua a parlare. Devi mollare la moto. Tutto bene Giorgio? Adesso c'è un passo un po' più lunghetto. Andiamo. Mattia sta ancora arrivando dopo circa 5 ore da quando siamo partiti. Siamo arrivati finalmente all'ingresso. Senti, adesso te lo faccio vedere. Cos'hai Mattia? Esatto, vai giù un po', poi pendoli.
qua chiude. Camino! Forse avremo da esplorare per i nostri posteri. Anche lì? Anche là. Molto bene. Grazie scopertoni. Questo significa che dovremo tornarci. Non avendo altro da fare. Non avendo le corde, andiamo un po' di continua. Vabbè, vai 10 metri avanti, meandri in condotta stretta e poi arrivi alla base di un camino di una decina di metri. L'ho arrampicato per 8 e poi vedi di là che continua col nero.